Quello che abbiamo sentito fino a questo momento è stata l'esaltazione del genio, di un eroismo della mente, della creatività, che di solito noi leghiamo all'individualità. Il genio è sempre uno, il genio è sempre unico, perché il modo in cui è geniale è solo suo. Quindi quello che io sto per dirvi potrà sembrarvi un po' contronarrativo rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso, perché Leonardo, grande nome tutelare di questa assise, è l'uomo che incarna, se vogliamo, la sintesi di ogni genio del suo tempo e anche del nostro, oserei dire, perché geni così ne abbiamo visti pochi. Io invece vorrei cominciare a riflettere su un'inversione del paradigma, diciamo così. Ragionare anziché sulla sintesi del genio, sul genio della sintesi, cioè come coordinare la molteplicità delle creatività di tante persone che hanno visione, specialità, competenze che presi singolarmente geni non sono, ma genialmente possono lavorare insieme. Naturalmente parto per fare questo ragionamento dalla materia del mio mestiere, che sono le storie. E tutta la nostra vita è costellata di storie, da quando nasciamo ci seguono fino a che campiamo. Le storie occupano le librerie, occupano gli schermi, grandi e piccoli, sin dall'infanzia, però non sono un materiale neutro, noi ci abitiamo lì dentro, ma per raccontare è necessario prima scegliere cosa raccontare. E il primo dato che bisogna rilevare è che la stragrande maggioranza delle storie di cui noi siamo formati sono storie di personaggi solitari. Io ricordo la mia infanzia, pollicino abbandonato dalla famiglia nel bosco, che già lì è un trauma, no? E deve tornare a casa, lo fa con la mollica, la fiaba omette il fatto che a casa non lo vogliano, l'abbiano appunto abbandonato nel bosco. Dolce Remy, che di famiglie ne perde addirittura due, vedo molti giovani presenti che non sanno di cosa sto parlando, questo mi fa sembrare improvvisamente vecchia, ma mi consola il fatto che vi sia stata risparmiata la tragedia di Dolce Remy. Pollyanna, povera orfanella, simpatica, per carità, però anche lì sola come un cane, che poi la sua gentilezza attira della simpatia intorno a lei, ma parliamo sempre di una ragazzina il cui principale dato di trama è la solitudine. Potrei citarvene altri, ma ve li risparmio, perché già mi sto intristendo. Entro i 6 anni queste storie erano già nel mio immaginario. Io, che non avevo neanche la fortuna di essere unica come figlia, mi ritrovavo appunto con mio fratello, dovevamo dividerci il tentativo di essere speciali ciascuno uno a suo modo. Tuttora io a volte lo chiamo l'altro figlio di mia mamma, per sentirmi un po' speciale secondo quelli che erano gli schemi della mia infanzia. Crescendo le cose non sono migliorate. Io venivo da una famiglia cattolica, quindi avevo anche le storie della Bibbia a cui attingere. Nelle storie della Bibbia c'è Mosè, balbuziente ma tuttavia scelto da Dio. L'unico che parla con Dio può guidare il popolo di Israele alla terra promessa. Poi c'è Davide, re pastore che a tempo perso componeva anche salmi, quindi anche qui siamo sul genio multitasking. C'è Sansone che combatte i filistei con una forza sovrumana e li abbatte con, non si capisce perché, una mascella d'asino. Tutte queste figure, poi si arriva fino a Gesù Cristo, la specialità religiosa assoluta, il più solitario dei solitari che solo sulla croce alla fine ci muore. E a 14 anni mi iscrivo al liceo classico, sì lo so, sembra una vicenda veramente tragica, ma in parte lo è. Credo che collimi però con l'esperienza dell'immaginario di tutti. Al liceo classico mi arriva addosso tutta l'epica per intero. Achille, semidio, indistruttibile, invincibile, se non fosse per quel piccolo particolare che comunque nemmeno lui sa bene dov'è. Agamennone, feroce guerriero che arriva al punto di cinismo di sacrificare la figlia pur di procacciarsi un buon vento che porti le sue navi fino a Troia. E poi Ulisse, certo, il viaggiatore, Dedalo che sconfigge il Minotauro dentro il labirinto, e Orfeo, l'investigatore degli inferi che va per il suo amore fino a dove vivono i morti. In generale sempre figure solitarie. Se andavo al cinema la cosa non cambiava, solo supereroi. Batman, solo come Batman, credo, neanche Pollicino. E
Superman, cioè sempre drammi familiari alle spalle, sempre, fino a Luke Skywalker, dentro il quale scorre potente la forza, per arrivare a Harry Potter, bambino magico, che è destinato a combattere contro colui che non può essere nominato, e non lo nomineremo neanche qui. Ecco. Tutte queste storie sono una sequenza di vicende che corrispondono tutte allo stesso schema. Figura solitaria che deve affrontare da solo tutto il mondo o comunque un pericolo davvero molto grande, salva moltitudini in genere questo tipo di eroe, e lo fa in forza di un potere, di una specialità, di una genialità che è tutta sua. Non fatevi ingannare dal fatto che questi abbiano degli amici intorno. Non sono storie corali. Se muore Ron Weasley, la storia di Harry Potter continua. Se muore Harry Potter, della storia di Ron Weasley non ce ne frega niente. Quindi quando vi dicono, ah, ma avevano degli amici, si chiamano figure gregarie. Quel tipo di schema lo ha già analizzato quando ha fatto appunto le scansioni della favola, Prop, si chiama viaggio dell'eroe. Quelle figure sono appunto figure di supporto che devono sostenere la missione dell'eroe fino al compimento del suo obiettivo. Ora, in mezzo a tutto questo, io mi ricordo anche della frase di Bertolt Brecht, che dice, beato il paese che non ha bisogno di eroi. Ma come si fa a credere a questa frase se le storie degli eroi ci connotano, sono le prime che sentiamo da bambini, le sole che studiamo da ragazzi e le uniche che ci ispirano da adulti? Ci dicono che sono storie educative, che servono a formarci il carattere. Ma esattamente a che cos'è che educano? Io lo so. Lo so perché lo vedo, vedo di cosa è fatta la nostra società, costruita sulla base di molte storie solitarie. L'X Factor, l'idea che tutto quello che si trova di ben fatto al mondo sia dovuto all'eccellenza di singoli speciali, e tutti noi che speciali non siamo, benché avremmo voluto esserlo, non siamo riusciti a ottenere lo stesso risultato, possiamo solo ammirarlo. Ecco, le storie dell'eroe, studiate in questo modo, sono storie ammirevoli, ma non sono storie imitabili. Ecco, io penso che questa cosa non sia vera, ma non è vera proprio nella storia, ma neanche nell'epica è vera. La presa di Troia, se ci si fosse dovuti fidare dell'invincibilità di Achille, della spietatezza di Agamennone, quei due cretini sarebbero ancora ciascuno nella sua tenda, odiando l'altro perché ha dovuto rinunciare alla sua schiava per l'orgoglio dell'altro eroe. Cioè, quei due che litigarono appunto per la questione Briseide e Criseide, Troia non l'avrebbero presa mai. C'è voluto Ulisse, che ha avuto un'idea geniale e ha detto, forse se ci mettiamo insieme, facciamo una cosa che faccia appunto la sintesi delle nostre genialità e anche delle nostre cretinerie, in modo che un po' si stemperi per il principio delle cretinerie comunicanti. Anche il genio è comunicativo, ma anche un po' la scemenza lo è. E dice, il cavallo di Troia è questa roba qua. Il cavallo di Troia fa cadere l'invincibile Troia, e quella vittoria è di tutti, proprio perché nessun eroe di quelli lì presenti può dire è mia. E purtroppo l'epica così non ce la raccontano. Ho visto che c'è una mostra in questo momento, mentre venivo c'era un cartello, sembrava messo lì tipo candy camera, che dice Ercole e le sue fatiche nella storia dell'arte, tutti quadri solo dell'eroe. Ecco, le storie collettive non ce le racconta nessuno, eppure è pieno, siamo circondati. Pensate a Wikipedia, quanti di voi qui hanno scritto una voce di Wikipedia? Qualcuno c'è. Tra i presenti, ecco, qualcuno c'è. Wikipedia è una storia collettiva, non ci ricordiamo magari i fondatori, sappiamo che è un'opera che richiede e ottiene il contributo di milioni di persone nel mondo, un sapere condiviso. Penso a Messico 68, quei due corridori assieme al Bianco, che li supporta con un gesto tutto suo, che è il tempo di un inno nazionale, col pugno alzato in alto, portano nelle case di tutto il mondo il tema della discriminazione razziale. Penso la macchina di Turing, lo sforzo di molti cervelli insieme, dagli scacchisti ai matematici, che riescono a decifrare il codice dei nazisti e a far fare un salto di qualità enorme alla guerra, che in quel momento forse senza di loro sarebbe stata persa. Queste storie non vengono raccontate. La prima volta che io ho incontrato una storia che mi ha cambiata è stato quando ho conosciuto i ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnar, gruppi di ragazzi che si incontrano per il controllo di un quartiere.
Certo, poi Nemeček muore, è stato il primo lutto della mia vita, ma anche lì c'era qualcosa che non tornava. Erano tutti maschi e ripetevano lo schema della guerra per il controllo di un territorio. Quel modello di potere è il modello che passano quelle storie, un modello sottrattivo, dove se tu lo possiedi è perché l'hai rubato a qualcun altro e quel qualcun altro, come diceva Taylor, si logora. La seconda volta che ho visto una storia collettiva, però, è cambiato tutto. A 16 anni ho letto It di Stephen King. E It di Stephen King è una storia collettiva dove non c'è dubbio che tutti i protagonisti siano assolutamente sfigati. C'è un ciccione bullizzato, c'è un balbuziente, c'è un nero in un mondo di bianchi, c'è un secchione, c'è un ipocondriaco mammone, c'è una femmina, una di quelle che nelle storie dell'eroe vanno salvate, di sicuro non salvano. Tutti loro sarebbero morti in quella storia, ma mettendosi insieme ammazzano It. Ecco, dopo It, io vado in giro a raccontare ai ragazzini solo storie collettive, perché non credano di poter essere potenti solo uno contro l'altro, ma imparino anche che si può essere potenti insieme, perché alla fine la tempesta è solo un milione di gocce d'acqua, ma col giusto vento. Ecco, voi siete tempesta, senza dubbio. Grazie.